Siamo a Manerbio, siamo con Leonardo Zorzetto e il suo Vumpaci. Ci racconti la vostra storia? Volentieri, ciao a tutti. Io sono Eleonora, lui è Vumpaci, 17 anni quest'anno, l'anno prossimo diventa maggiorenne, mi ha chiesto anche la macchina. E niente, ci siamo conosciuti nel lontano 2005, quando sono andata in Belgio a provarlo e me l'hanno tirato fuori da un paddock pieno di mucche. Non sapevo che avesse paura degli altri cavalli, invece poi quando l'ho portato a casa mi ha fatto la sorpresona di farmi cadere 3 volte al giorno, ogni volta che incrociavo un cavallo. Infatti è stato un inizio molto difficile. Dopo 9 mesi ha deciso di farmi un regalo. Ci avevano convocati per fare una Coppa delle Nazioni e mi ha fatto doppio zero. Da quel giorno lì è stato un crescendo di emozioni infinite perché mi ha fatto fare 24 Coppe delle Nazioni, 4 campionati d'Europa, Gran Premio Roma, Verona, il Sodermess a Parigi, il Global Tour a Valkenswaard e sempre dandomi tutta l'anima. E ancora oggi, come vedete, è qui e continua a portarmi di là dei salti, a fare le sue gare. Adesso ci limitiamo alle gare di 1,45 m, però vedo che ha ancora voglia di combattere e quindi combatteremo insieme. Senti, abbiamo visto anche che monti un altro Sauro? Sì, Ci parli di Villeneuve, lui? certo. Villeneuve l'ho comprato nel 2008, all'inizio dei 6 anni. È sempre stato un bravissimo cavallo, a differenza di Vumpaci. Devo dire che all'inizio, quando faceva i 7, gli 8 anni, non sembrava un buon cavallo. Invece a 9 anni è esploso, fino a che mi ha portato a fare il Gran Premio del Global Tour a Valkenswaard l'anno scorso. Quindi sono stata molto fortunata a trovare questi due cavalli. Senti, prossimi programmi per Vumpaci? Beh, Vumpaci credo che adesso farà un po' di riposo invernale, dato che a lui non piace molto saltare negli indoor. Ricominceremo un po' presto l'anno prossimo, magari in preparazione del Toscana Tour, dato che a lui piace molto saltare nel campo verde lì ad Arezzo. E poi vedremo. Inizio dell'anno prossimo facciamo un attimo prepariamo la stagione. Una coppia vincente comunque. Così dicono. No, un cavallo incredibile, penso che non troverò mai più un cavallo del genere. Grazie mille a te e a Vumpaci. Grazie mille a voi.